Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per finire con questa parte la top 10 delle LR. Ragazzi, tutto questo è un attimo post editing perché il video doveva essere una sola parte, ma poi mi sono reso conto di quanto fosse lungo in realtà. Quindi, detto questo, iniziamo con la seconda parte, dalla numero 5 alla numero 1, la migliore LR free to play del gioco. Entriamo finalmente nella parte alta della classifica, top 5. Alla posizione numero 5 abbiamo Great Simon 1 e 2. Great Simon 1 e 2, una delle LR un pochino più strane da rankare, ma che è veramente utile. C'è poco da dire, da fare, è una delle LR migliori free to play. Ed entra in top 5 per la passiva soprattutto. Leader skill, abbiamo una leader un po' ridicola. Super type allies, HP attack and death più 100. E quando il team include tutti i 5 tipi. Quindi abbiamo tutti i colori. Tech, int, fisico, STR, AGL. Devono esserci tutti. Ok, la leader è nulla di che. Non da chi, ok, dal 100%. Non è nulla di che, sinceramente. È una leader veramente brutta. Però abbiamo come super attack 12 key, abbiamo colossal damage e sia il super attack. Ottimo! Potrei già fermarmi qui, ma andiamo avanti in realtà. Abbiamo poi come 18 key, mega colossal damage ovviamente, e abbiamo raise super class allies attack by 30% per due turni. Nulla di che, cioè in realtà è buona perché comunque girando, ovviamente è una carta che gira, buffa anche il turno dopo. Quindi andare in 18 key è buono, però ovviamente il suo scopo è soprattutto al massimo la 12 key che sila, soprattutto per la road. Però comunque in generale è un buffer molto anche migliore confronto a Ginyu LR. Ginyu LR che, poveraccio, era carino quanto si vuol dire, ma che ad esempio non buffava per due turni. Lui buffava solamente per un turno, quindi se tenuto primo buffa tutti gli altri due. Se tenuto ultimo, si buffa se stesso. Quindi lasciamo perdere. Questo carissimo Great Simon LR offre comunque un buff per il turno dopo. Dopodiché, passive, questo è quello che la rende una delle migliori LR free to play. Super class allies key più 4 e death più 50%. Extreme class enemies death meno 70%. Ok, quella parte di passiva un po' inutile, ma abbiamo un 4 key, è un buffer 4 key che per certe LR, soprattutto nei team dove si può andare a giocare, 4 key è veramente buono. Link skill, Hero of Justice, abbastanza inutile, Patrol pure, Signature Pose pure, Infighter pure, Supreme Power anche. Però abbiamo Shattering the Limit e Legendary Power, vabbè, ok, Legendary Power, amen. Abbiamo Shattering the Limit, che è un ottimo key link per certe LR. Abbiamo come categoria Majin Buu Saga, Joined Forces e Movie Hero. In generale, oltre a questo, oltre che abbiamo Movie Hero, è una cosa veramente importante da tenere a conto, Movie Hero. È uno dei migliori buffer key, è una delle carte che permette di giocare Goku Super Saiyan 3 LR. Lo rende un po' tankoso e soprattutto gli offre quei 4 key. E in più comunque abbiamo quel attacco by più 30% per due turni, che è molto buono, soprattutto per il turno dopo. Diciamo, è un'ottima carta, un ottimo buffer, che, ok, poverino, non è che andrà a fare troppi danni. Non ne fa. Però è una di quelle unità di supporto veramente buone. Soprattutto questa è un'unità che aiuta molto in road. Posizione numero 4. Sono felice finalmente di annunciare la posizione numero 4. Pan GT Yoni, Pan LR! Pan LR, oh mio Dio! Non tanto per il tanking, ma per il suo buff. Ma basta, non devo neanche più parlare. Partiamo comunque con la leader skill, che è inesistente ovviamente. Recover 3333 HP per key sphere of character type obtained. Ma non esiste sta leader, è una presa in giro. Super attack, abbiamo una 9-12 in realtà e una 15-18. Cause colossal damage with a chance to stun the enemy. Ok, non è tantissimo, non è tantissimo, 25%. È uno stun da due turni, però da 25% è dura. E poi abbiamo cause colossal damage with a medium chance to stun the enemy. Oltre a quello, passiva, recovers 33% of damage dealt as HP. Non arriva a fare troppi danni, ma il 33% anche di 500.000 è tanto veramente. È veramente tanto. Oltre a quello abbiamo High Chance, ragazzi, è un semplice 50%, quindi è testo croce, lanciate la monetina,
di ridurre il danno ricevuto del 55%. Avete un team pezzente STR, per capirci. Cioè, proprio non avete niente. Aiuta molto, Pan. Aiuta molto. Però Enna è diciamo, è la 120 STR. È proprio se vi manca qualcosa che Pan è utilissima, ok? Oltre a quello, diciamo che però nelle road nuove, quindi abbiamo Hybrid Saiyan, prima o poi avremo comunque Dragon Ball Seeker, Goku Family, Boys and Girl, è presente in tutte queste road. Sì. A parte Hybrid Saiyan, che è già presente, si può fare senza se avete tutte le LR del team, però questo riguarda su chi ha un buon box. Per chi non ha un buon box, Pan LR è una delle migliori carte da avere per l'Hybrid Saiyan. Lo diventerà sicuramente per Dragon Ball Seeker. Lo diventerà ancora di più in Goku Family, che poveracci in quel team. Goku LR non tanca niente. Però, comunque, in generale abbiamo un LR che tanca, che può stannare e soprattutto che recupera tantissimi HP per il danno fatto. Ora passiamo alla parte che la rende quarta. Active Skill. All Allies, attacco più 33% per un turno, può essere attivata dal terzo turno dall'inizio della battaglia. Attenzione, quel 33% non è 33%. Attenzione, questa è la cosa che rende questo uno dei migliori buffer in generale dal terzo turno in poi, diciamo, in una road, ok? Diciamo in una road, dal terzo turno in poi, diciamo che è quella media dove, devo shottare. Si può attivare, sta sempre fissa ad esempio in Hybrid Saiyan, essendo che sta anche sempre fissa, quel 33% non è in realtà 33%, è strano da dire, ok? È veramente strano da dire. In effetti, letta così, quando è uscita la carta, era un attimo... 33%. Questa è l'active skill. E diciamo, è stata la prima active skill nel gioco. Non sembrava nulla di che. Piccolo problema, semplicemente non è come un buffer normale, quindi si attiva all'inizio del turno, quindi si va a contare come la passiva di un PG, no? Si va a contare dopo l'inizio del turno. Quindi non è, effettivamente, non è 33%, è un buff maggiore. Oltre a quello, Link Skill, abbiamo All in the Family, Saiyan Lineage, Battlefield Eva, GT, The Innocent, Shattering the Limit, Legendary Power, abbiamo alcuni dei link migliori di chi. Shattering the Limit e GT aiuta veramente tanto per certi team. È una buona LR che soprattutto non ha bisogno di chi per fare quello che deve fare. Tanto non è importante in realtà lanciare la 18-15. Non deve per forza, però comunque una 18 chi fa più danno di certo di una 12. Ha più chance di stannare e soprattutto fa recuperare più vita. Diciamo è un LR molto completa dal lato difensivo ma anche dal lato buff. È una di quelle LR veramente ottime, solo l'unica pecca, se avete appena iniziato a giocare, scordatevela per un bel po' di tempo, perché ci vuole veramente tanto per averla. Siamo arrivati finalmente nella top 3, e iniziamo con Metacooler. Top 3, Metacooler. Alla posizione numero 3 si trova Metacooler Army, carta che può fare tante robe come può fare niente. Questo è un problema. Però è molto utile. Questa è un'altra cosa buona a favore. Leader skill, extreme class, chi più 3, HP attack and def più 70, è la controparte di Vegito LR. Super attack, abbiamo una 12 key, cause colossal damage e greatly lowers death inutile. E abbiamo come 18, mega colossal damage to enemy and raises extreme class allies, attack by 30% per un turno. Relativamente inutile in certi team perché sta sempre terza, quindi alla fine dei conti si buffa solamente a se stessa. Quello è un problema. Però team diversi come Resurrected si può giocare in turno fisso con il buffer. Quella è un attimo la sua pecca in realtà, che deve avere il buffer vero e proprio, che è Metacooler Int. Deve runnare con quella carta o non fa niente questo Metacooler. Questo è un problema. Diciamo che offre veramente tanto in quel caso. Se stiamo parlando di un team di Metacooler AGL, quindi Most Malevolent, questa carta non trova troppi spazi. Perché gli manca Fierce Battle in realtà. Gli manca Fierce Battle, sarebbe veramente un'ottima carta dopo. Però, passiva, l'abbiamo detto proprio recentemente, la andiamo a rileggere. Raises attack and death by up to 90%. The more HP remaining, the greater the stats boost. Quindi più danno, lo vediamo quando abbiamo più vita. Scende il danno, scende la difesa,
più si scende di vita. Abbiamo poi High Chance to Perform, to Launch Two Additional Attack, di cui il primo è garantito, il secondo è un 50%, quindi monetina se lo vuole fare o no. E in più ha una chance su quegli additional attack del 10% di poter tirare una special. Quindi è un attimo incasinata come carta. Incasinata come carta perché sì, potenzialmente può fare tanti danni. Potenzialmente il turno perfetto gli vediamo una special, iniziare una 24 key, una 12 key, una 12 key. Tutto questo quando si è al 100% di vita, quindi al completo boost. Fa tantissimi danni, nessuno dice niente, fa tantissimi danni, ma essendo che è un 10%, è veramente basso un 10%, la situazione, diciamo, normale è quasi sempre o special pugno-pugno, e quello non è neanche normale perché comunque anche lì è un toin cost, quindi alla al secondo attacco in più è un toin cost, quindi non è assicurato che tiri il pugno. Diciamo, la situazione più normale è quella, special pugno-pugno. E soprattutto fa tanti danni se si gioca Metacooler Int e se si gioca a 100% HP, perché sennò inizia a calare il danno. Inizia a calare veramente tanto il danno. Però, ha una cosa buona. È Extreme e dà la leader a tutti gli Extreme, chi più 3 HP attack and death più 70, può essere utilizzato per affrontare molti Ezra in caso di mancanze. Può essere usato per quel motivo. Abbiamo come categorie Resurrected Warriors, Movie Bosses, Wicked Bloodline, Joined Forces, Artificial Lifeform. Diciamo, quindi abbiamo un Ezra che bisogna affrontare con Resurrected, non abbiamo Golden Frieza, si può usare lui come leader. Abbiamo Movie Bosses, si può usare lui come leader. Abbiamo Wicked Bloodline, si può usare lui come leader. Eccetera, eccetera, eccetera. È un LR molto buona per leader Ezza. Ma che d'altro conto, confronto a Vegito, che comunque in road era ancora utile, questo in road non serve a niente. Non serve a niente. Attenzione. C'è questo piccolo problema che in road, oltre a non tankare niente, perché non è che tanka molto, al primo turno già si perde la metà della vita. Non fa più danni. Diciamo che questa carta ottiene questa terza posizione solamente perché ci sono molti più Ezza dove si può utilizzare questa carta che road in cui si può utilizzare Vegito. Quello è l'unica cosa. Se era il contrario, Vegito si trovava qua, Metacooler si trovava alla posizione di Vegito, la sesta. Questa era una cosa un attimo importante da dire. È un'ottima carta, ma che ha molti problemi di RNG. Ed è per questo che si trova in terza posizione e non più avanti. È tempo di entrare in top 2. Numero 2, Goku, basta. Goku LR Int. Leader skill è anche uno dei suoi fattori principali per quanto riguarda il battlefield. Si trova in seconda posizione anche per la leader. Leader skill, all types key più 3, HP attack and death più 100%. Ottima leader, prende Goku STR 1000 giorni e gli dice: levati, non servi. Sei carino Goku STR, ma non servi. Tanto la maggior parte dei giocatori non lo vedrà mai, soprattutto se iniziate adesso. Se avete iniziato da poco, io mi mancano ancora 400 giorni per ottenerla, quindi lascio proprio perdere. Abbiamo già un leader che è migliore di quel Goku e soprattutto fa le stesse cose e baffa, è migliore, fine. Oltre a quello, super attack, 12 key, a rare chance to stun, colossal damage, rare chance è veramente bassa, vabbè. E poi abbiamo Mega Colossal Damage con la 18 key e raises super class allies attack by 30% per un turno. Peccato, non ci va mai in 18. Questo è un attimo un suo problema. Non ci va in 18. Bisogna scordarselo. E soprattutto è un buffer. Non sta primo in turno, sta terzo. Gira. Passive skill, super class allies, key più 2, attack and death più 30%. Ok, veramente buono. Un ottimo buff. 30% più key più 2. Ottimo, nulla da dire. Abbiamo medium chance to evade enemy attack, including super attack. Buono, soprattutto anche perché questa è la R, difensivamente fa un po' pena, quindi abbiamo quella chance, no, di ok, va bene, riesco comunque a evadere, sono utile. Poi super class allies attacco ed F più 20, quindi per un totale del 50%, in addition when HP is 50% or below. Per la road è molto utile, per eventi normali questa parte un po' non si vede mai, però rimane comunque uno dei migliori buffer del gioco. Link skill, qua è dove pecca in realtà un pochino. All in the family, Z Fighter, Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage
Experience Fighter, Courage e Legendary Power, invece di avere quei link key belli che hanno certe LR a Courage. No, Courage non serve a niente. Siamo arrivati finalmente alla posizione numero 1. Non ce la faccio più perché questo video è veramente lungo. Per parlare di 10 LR, un attimo, spiegare il tutto è veramente lunga come questione. Siamo però arrivati qua, alla fine di questo video era scontata forse, sì, era scontata. Goku Arale Norimaki, la migliore LR. Potrei chiudere già qua per un semplice motivo. È un LR che arriva ai danni di LR pullabili, cosa che tutte le altre LR, ok, sì. Cooler ci può arrivare, ma con delle chance bassissime. No, questa LR è capace, è in grado di arrivare a danni di LR pullabili. Oltre a quello, comunque, leader skill. Dragon Ball Seeker. Chi più tra HP attack and death più 77%? Miglior team free to play. Fine. Non esiste altro team free to play migliore. Leader veramente ottima. Però noi dobbiamo andare avanti e leggere bene tutta la carta. Super attack, 12 key. Colossal damage e sia il super attack. Ottima cosa. Poco da fare. Un Sial è sempre buono. Confronto a uno stun, il Sial è veramente buono. Non riceverà la special, è da un certo lato migliore perché è 100% assicurato quella cosa. Invece lo stun può essere rischioso. Oltre alla 12 abbiamo una 18 e mamma mia. Greatly raises death per un turno and cause mega colossal damage to enemy. Greatly raises death è molto per un LR. Passiva! Una LR che riesce veramente ad arrivare ai danni di LR pullabili. Cioè, questa è la cosa da mettere in chiaro. Arrivare a 3 milioni è un danno buono, ci arrivano normalmente, c'è chi ci arriva tranquillamente, c'è chi ha molti problemi per colpa del team e tutto. Questa è una carta che nei team dove si gioca 3 milioni li vede. Ok, va bene. E in caso di buffer, dove si gioca all'interno di questo team anche Pan, può raggiungere i 4. Ah, che bella carta che è Goku Arale. Leggiamo la passiva. Randomly changes key sphere of a certain type to rainbow key sphere. Più 2 key e attacco più 30% per ogni rainbow key sphere obtained. Quindi si autogenera per sé le orb. E con le orb che si autogenera guadagna un attacco più 30% per ogni orb e key più 2. Quindi vuol dire che prendendo anche 3-4 orb, prendiamo 4 e un caso anche abbastanza comune, visto che se le può generare, abbastanza comune poter tirar fuori quelle 4. È dura, però si può, nel senso, ok? Diciamo che comunque ottiene 30% la prima orb, 30% ancora, 60%, 90%, 120%. 120% d'attacco. È un LR! 120. È una cosa un po' anormale certe volte, però diciamo media è 90%. Normalmente comunque si può arrivare a quel 120. Caso rarissimo, 150 quando si prendono tutte e 5 le orbe. Dura, veramente dura. Non lo prendo troppo in considerazione perché è veramente raro prendere 5 orbe rainbow, veramente raro. Però quella media di 3-4 orbe la rendono veramente una delle LR con più danno free to play. Oltre a quello, riduce il danno ricevuto del 30% come primo attaccante nel turno. Per quanto riguarda le road dove la possiamo giocare, ora come ora Dragon Ball Seeker non esiste ancora, Joined Forces nemmeno, Movie Heroes nemmeno, Boys and Girls nemmeno, Childhood Saga nemmeno. Ha un attimo questo piccolo problema, però guardando al futuro, è lì il suo punto forte, guardando al futuro abbiamo una delle carte che si utilizzerà in moltissimi team per le road. Difesa non è in realtà un problema, ok, 30% non è tanto, ma post special tanca poi tutto. È veramente un'ottima LR, attualmente è l'LR free to play che è l'unica all'incirca che con tutta la tranquillità può raggiungere le LR pullabili. E questo è un punto, 20.000 punti a favore confronto a tutte le altre LR. Una carta che sila, tanca, fa danni. Cosa si vuole avere di più? E va in 24 spesso. Non ha problemi, è quello. Link skill, per ultima cosa. Innocence in Fighter, The Incredible Adventure, Guidance of the Dragon Balls, Penguin Village Adventure, Shattering the Limit, Legendary Power. Abbiamo una carta che nei team dove si potrà giocare, almeno con qualche key link, si riesce. Shattering the Limit, Legendary Power, Movie Hero. Abbiamo comunque tutti i link buonissimi per una Childhood Saga, Boys and Girl. E per un Dragon Ball Seeker, anche se non abbiamo tutti questi gran link,
abbiamo un po' di link di key, riesce comunque ad andare in 24 ore. Va bene ragazzi, abbiamo finalmente completato la top 10 dell'LR free to play. Io spero che questo video vi sia piaciuto, questi due video in realtà vi siano piaciuti. Se vi sono piaciuti fatemelo vedere, lasciate un feedback se vi piace questo tipo di video, potrei riportarlo per altre cose. Come detto però nel primo video, ricordatevi, questa è la top 10 secondo il mio parere ragazzi. Detto questo, comunque, spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace e ovviamente se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione, grazie mille se vi iscrivete. Oltre a quello, comunque, io vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter, tutti i link li trovate sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.